Ciao dolcezze, bentrovate sul mio canale o benvenute se è la prima volta che capitate da queste parti. Lo so che sono stata un po' assente, ma non ricapiterà perché voglio dare un po' di continuità a questo canale e vorrei che diventasse un piccolo ritrovo per appassionate di beauty e di make-up. Allora, oggi voglio parlarvi di un prodotto low cost che sicuramente interesserà molte di voi, i nuovi Eyeshadow Smart di Kiko, questi qua. Si tratta di ombretti in polvere e in commercio ci sono 32 tonalità disponibili in 4 diversi finish: matte, perlato, satinato e frost. Io ho acquistato 6 referenze e si tratta di 4 ombretti dal finish metallico, un matte e un perlato. Allora, ve li faccio subito vedere, li ho messi in questa palette di Wycon. Allora, numero 05 caffè matte. Numero che è questo marrone, adesso facciamo gli swatch. Numero 18 giacinto metallico. Numero 23 blu jeans metallico. Numero 24 blu notte metallico. Numero 27 verde pino metallico. E numero 30 azzurro mare perlato. Andiamo agli swatch. Allora, caffè matte è un marrone medio, neutro, molto morbido e burroso e facilmente sfumabile. A livello di texture è quello che preferisco tra questi qua che avete visto. Numero 18, giacinto metallico, si è un po' rovinato e ora vi spiegherò perché. È un bel rosa freddo metallizzato, molto luminoso, che utilizzo spesso anche come illuminante. Oggi per esempio ce l'ho su come illuminante. Amo stenderlo anche su tutta la palpebra per tirar fuori un po' i miei occhi leggermente incavati. Ha una texture sottile, leggera, impalpabile, che condivide con gli altri tre ombretti metallici. I due blu in realtà sono quelli un pochettino più polverosi, adesso ve li faccio vedere e infatti rischiano di fare un po' di fallout. Soprattutto il numero 23, che è proprio un bel color denim. Ora ve lo swatcho. Questo. Ok, il colore più scuro è il blu jeans metallico, il numero 23, ve lo faccio vedere. Ecco, questo è un po' polveroso, anche se il colore è molto carino. Poi c'è il numero 27, il verde pino metallico, che è il mio secondo ombretto preferito tra questi qui. Sono un amante dei verdi, così come del blu. È un verde luminoso e intenso. Un verde smeraldo in realtà. Ok, infine abbiamo il numero 30, azzurro mare perlato, un colore davvero molto carino, molto intenso per chi ama questo genere di tonalità. Eccolo qua. Però ho notato che una volta, me lo metto qui, che una volta steso sulla palpebra va un po' a perdere intensità, nonostante il primer sotto. Questa cosa non mi piace. Infatti preferisco applicarlo da bagnato piuttosto che da asciutto. Il trucco occhi di oggi l'ho realizzato appunto con questi ombretti in modo che possiate vederli all'opera sull'occhio come si comportano. Appunto ho steso su tutta la palpebra l'azzurro, però l'ho utilizzato da bagnato come vi dicevo. Nella piega troviamo il caffè matte che vi consiglio davvero di prendere perché è un ottimo ombretto. E poi da metà occhio, dove vedete l'azzurro, ho tamponato un pochino il blu denim in modo da conferire un po' di tridimensionalità al make-up. E infine nell'angolo esterno dell'occhio sono andata a scurire e intensificare la piega con il blu più scuro. In parole povere, cosa possiamo dire di questi ombretti? Sono degli ottimi ombretti, soprattutto se consideriamo il rapporto qualità-prezzo. Infatti costano soltanto 2,50 euro. Però se avete un negozio Kiko vicino vi consiglio di swatcharli perché alcuni sono più polverosi di altri, come abbiamo visto. In quanto a durata, con un primer si mantengono intatti tutta la giornata e
non sgretolano, soltanto il blu denim ho notato che fa un po' di fallout. L'unica vera pecca, a mio parere, è il packaging, per due motivi che ora vi vado a spiegare. Il primo motivo è che Kiko non ha realizzato una palettina in cui poter inserire questi smart eyeshadow. E io credevo si potessero inserire nella palette a tre posti, quella di Kiko, no? Questa qui. Ma in realtà qui c'entrano soltanto gli ombretti Pike Pigment Wet and Dry, che sono questi qua. E sono più grandi, come potete vedere. Sono un po' più grandi. Questi sono i Smart Eyeshadow, sono molto piccolini, pratici da tenere in borsa per dei piccoli ritocchi, però sinceramente avrei preferito una piccola palette dove poterli inserire. Ho contattato anche l'assistenza di Kiko e mi è stato detto che questi ombretti non si possono depottare. Io però ho insistito e sono riuscita a depottarli, però non è stata un'operazione per nulla semplice. Infatti gli ombretti portano qualche traccia di questo depottamento, come potete vedere, purtroppo, però personalmente preferisco 6 ombretti un po' ammaccati in una palette piuttosto che 6 ombretti singoli sparsi per la casa. Quindi, come potete vedere, nelle palettine Wycon c'entrano perfettamente, penso un po' in tutte le palette magnetiche. Se poi siete più brave di me a depottare gli ombretti, sicuramente sarete più fortunate, però vi assicuro che è davvero difficile riuscire a depottarli. In linea di massima, per quanto riguarda le colorazioni, il finish, la durata e la texture, mi sento di consigliare questi ombretti, che sono carini senza troppe pretese. Non sono belli appunto come questi qua, gli Eye Pigment Wet and Dry, che sono ancora più burrosi, più setosi. Questi sono leggermente più polverosi, però sicuramente fanno il loro dovere e per il prezzo che hanno sono non ottimi di più. Inoltre ne ho acquistati anche 3 per un giveaway che vedrete prestissimo sul canale, quindi continuate a seguirmi. Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento che avrò sicuramente molto piacere di leggere. Io vi saluto e vi do appuntamento a prestissimo con il prossimo video. Un bacione, ciao ciao!